In occasione dei 50 anni della Pordenone Pedala si stanno organizzando numerosi eventi. L'inno, realizzato da una quindicina di ragazzi dell'Istituto di Musica della Pedemontana, diretti e coordinati da Marco Anzovino e Francesco Tizianel. L'immancabile spettacolo dei Papu, testimonial d'eccezione. Inoltre, era fondamentale pubblicare anche un libro che raccontasse la storia di questo mezzo secolo. È la prima volta che facciamo un progetto di questo genere. La BCC Pordenonese Monsile ci ha dato il là e quindi ha aperto questa finestra di tentativo di raccolta di fondi tra la popolazione e noi volevamo fare il libro per i 50 anni, non abbiamo tutti i soldi per fare anche questa cosa e abbiamo detto aderiamo a questo progetto e quindi abbiamo presentato questa offerta che da oggi parte. Di dire a tutta la popolazione, sottoscrivi questo progetto, comprati in qualche modo il libro e lo potrai avere, sarà un libro bello, racconterà la Pordenone Pedala, che è un po' nel cuore di tantissimi pordenonesi. E allora abbiamo detto ci riusciremo a fare questa raccolta, riusciremo a fare il libro, troverete dentro tante belle cose. E ci permetterà di far sì che la Pordenone Pedala non passi e basta, ma resti nelle vostre mani, nelle nostre case e vi faccia dire anch'io ho un pezzo di Pordenone Pedala. L'unica manifestazione che ha una vita così longeva, quindi merita una celebrazione. Il libro conterrà tanti aneddoti, curiosità, testimonianze di chi ha vissuto queste edizioni, ma anche chi ha partecipato da dietro le quinte a organizzare. Faremo un po' di storia, tracceremo il profilo del fondatore, del patron, quindi Demetrio Moras, perché senza Demetrio non ci sarebbe stata la Pordenone Pedala, e poi tante foto con didascalie e tanti, tanti ricordi. C'è questo modo per guardare gli scorci che magari velocemente snobbiamo con l'automobile, stare insieme, fare amicizia, relazione, questo serpentone colorato che si snoderà lungo le nostre strade. Pordenone Pedala è sempre positiva, in questo caso il ricavato del libro andrà alla Caritas, quindi ricordando anche le persone meno fortunate di noi.